Mamma mia, che capelli, non vedo l'ora che finisca tutto questo per andare a tagliarmi sta stu... Miei carissimi amici di Mitico Snake, ok, a parte l'introduzione, allora, bentornati in questo nuovissimo video. In questo video cosa andrò a fare? Andrò a farvi una videoguida. Allora, innanzitutto questa videoguida nasce sia da una mia idea, sia da un'idea del mio carissimo amico Francesco Perrone. Ma non solo, questo video io già lo avevo in programma qualche settimana fa, ma grazie ad alcuni di voi che hanno visto un mio video qui su YouTube per quanto riguarda l'algoritmo della parità sul cubo di Rubik 5x5, mi aveva chiesto, anzi, mi avevate chiesto su come io sia riuscita ad avere lo stesso audio su due inquadrature. Quindi direi di non perdere altro tempo e di iniziare subito dopo la sigla. Allora, miei carissimi amici di Mitico Snake, questa videoguida vi farò vedere come avere lo stesso audio sincronizzato sia su un'inquadratura e sia sull'altra inquadratura, proprio come sto facendo io in questo momento. Quindi, con questa videoguida imparerete come fare tutto ciò. Quindi, la cosa principale da fare è avere due dispositivi di videoripresa. Come in questo caso la mia fotocamera principale, la Canon che sta di fronte a me a registrare, e la seconda inquadratura che sarebbe il mio smartphone che è posizionato dall'altra parte della camera che mi consente di avere una seconda inquadratura. Ma non solo è questo, ma dobbiamo avere un terzo dispositivo. Un terzo dispositivo che ci consente di catturare l'audio del nostro video. Nel mio caso, non potendo avere lo smartphone perché mi fa da seconda inquadratura, io sto utilizzando un tablet che mi cattura l'audio separatamente. Quindi, cosa andremo a fare? Una volta che abbiamo i nostri due dispositivi di videoripresa e il dispositivo che ci cattura l'audio separatamente dai due video, possiamo piazzare un po' le inquadrature dove vogliamo. Nel mio caso, una di fronte a me e l'altra sulla mia parte laterale destra. E dopo aver posizionato le nostre due inquadrature, non resta altro che prendere il nostro dispositivo, collegare il microfono esterno, come nel mio caso un microfono a clip, ma non solo, il terzo dispositivo dobbiamo avere anche l'applicazione che ci consente di registrare l'audio a parte, anche perché l'applicazione nativa del nostro dispositivo non sempre è affidabile. Quindi, se proprio devo consigliarvi per i dispositivi Android, andate a scaricare Rec4ge 2 Pro, di cui vi lascio il link qua in basso nella descrizione, ma vi lascio anche qualche alternativa per quanto riguarda i sistemi operativi iOS. Quindi, una volta che abbiamo piazzato le nostre fotocamere, una e due, facciamo partire la videoripresa di tutto ciò. Quindi, abbiamo play dalla seconda inquadratura, abbiamo play dalla prima inquadratura, e l'ultima cosa che ci rimane da fare è avviare la registrazione dell'audio dal nostro dispositivo. Quindi, una volta che abbiamo avviato la registrazione di tutto ciò, metterci più o meno nella parte centrale dove ci stanno i nostri due dispositivi di videoripresa, in questo caso anche il microfono, e battere tre botte le mani. Quindi battere tre botte le mani con un secondo di distacco tra un battito e l'altro. Poi dopo vi farò vedere perché servono questi tre battiti di mani. Quindi, una volta che abbiamo fatto tutto ciò, mettiamoci lì, registriamo il nostro video, qualsiasi cosa sia. Una volta che abbiamo finito di registrare, non dobbiamo fare altro che prendere i file e trasportarli direttamente sul nostro computer. E qui sul computer viene bello. Allora, sul computer noi possiamo utilizzare un qualsiasi software di video editing. Possiamo utilizzare, non so, un Adobe Premiere, possiamo utilizzare un PowerDirector, ma nel mio caso, come sto facendo da qualche settimana a questa parte, sto utilizzando Filmora 9. Ma voi potete utilizzare qualsiasi software di video editing perché il procedimento è uguale. Allora, io voglio dirvi una cosa, io non sono esperto videomaker, ma questa cosa l'ho appresa sia da altri video, ma soprattutto dalla mia carriera YouTube che sto facendo qui sul canale. Allora, andiamo avanti e vediamo un po' come fare. Come prima cosa, trasportiamo i file sul nostro computer, apriamo il nostro software di video editing, nel mio caso Filmora 9,
e esportiamo i nostri file, sia la seconda inquadratura sia la prima inquadratura, ma soprattutto non dimentichiamoci di esportare anche i file audio. E una volta che abbiamo fatto tutto ciò, ragazzi, non dobbiamo far altro che sincronizzare. Quindi portiamo tutto sulla timeline del nostro software, è qui che viene il bello. Allora, una volta che abbiamo passato tutti e tre i file, quindi prima inquadratura, seconda inquadratura e file audio catturato separatamente, una volta che abbiamo portato tutto sulla timeline, qui dobbiamo sincronizzare tutto attraverso i picchi d'audio di cui abbiamo battuto le mani a inizio video. Allora, e le possiamo vedere tranquillamente, i picchi d'audio le possiamo consente di vederli anche qualsiasi software di video editing, quindi non fateci caso, ma utilizzate qualsiasi. Quindi una volta che abbiamo intercettato i picchi audio sia della parte video sia dell'audio separato, non resta altro che sincronizzarli attraverso il cursore del nostro software. E una volta che abbiamo sincronizzato tutti e tre, proprio come ho fatto io in questo video, come vi sto facendo vedere, siamo pronti a partire il video per vedere se siamo riusciti a sincronizzare alla perfezione l'audio. Allora, se tutto è andato nel verso giusto, noi possiamo avere questo cambio di inquadratura come ho fatto io sin dall'inizio video e sia che sarà fino alla fine di questo video. Quindi una volta che abbiamo posizionato qualsiasi picco d'audio, che sia il primo, che sia il secondo o che sia il terzo, vicino al cursore della timeline, possiamo anche disattivare la traccia audio delle nostre tracce video. Quindi una volta che le abbiamo disattivate, quindi disattivare ma non cancellarle, perché non si sa mai, come è capitato a me in passato, che potrebbe saltare qualcosa e il file audio del video potrebbe veramente salvarvi la vita. Quindi disattivarli ma non cancellarli. Una volta sincronizzati, l'effetto è questo qua. Potete avere lo stesso audio sia sull'inquadratura e sia sulla seconda inquadratura. Quindi, ragazzi, non è che sia una cosa difficile chissà quanto avere una seconda inquadratura, ma con lo stesso file audio registrato separatamente potete avere una seconda inquadratura, una prima inquadratura, ma potete averne anche tante altre attorno a voi. Ma l'importante è riuscire a sincronizzare attraverso i picchi d'audio del battito delle mani sia tutte le tracce video e sia la traccia audio registrata a parte. Allora, ragazzi, io spero di esservi stato d'aiuto con questo video, perché veramente alcuni di voi me l'hanno chiesto. Adesso sono curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti, se vi è stato utile, se magari potrà tornarvi utile, ma soprattutto, qualora questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Ragazzi, siamo quasi arrivati ai 3000 iscritti, quindi non posso esserne che contento. E vi ricordo che oltre all'iscrizione ci sta anche l'attivazione della campanellina delle notifiche, che vi consente di restare aggiornati sui miei prossimi video in uscita. Ma soprattutto, ragazzi, condividete questi video perché aiutano moltissimo il canale. Ma soprattutto voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, @mythicalsnake, ve lo ricorda sia l'animazione, ma trovate il link qua in basso nella descrizione. E noi, io il video l'ho terminato e non posso far altro che salutarvi e dirvi che ci vediamo sempre qui domenica mattina sul mio canale YouTube. Ciao!